Ogni volta che vengo in questo paese dopo la tragedia che lo ha sconvolto, mi sale dentro una rabbia impetuosa, una ribellione che è quasi più grande della pietà per i morti. Del resto è la ribellione che tutti sentono qui, i superstiti, i sopravvissuti, specialmente questi, gli abitanti di Erto, che per lunghi anni inutilmente si erano battuti contro la morte. Io provai una volta ad aiutare questa gente, ma quelli che comandavano avevano paura anche dei miei articoli. Scrissi una volta un articolo riportando le impressioni della gente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Mi denunciarono all'autorità giudiziaria perché turbavo l'ordine pubblico. Turbavo evidentemente l'ordine della Sade. Venni processata, ma i giudici mi assolsero con formula piena. Anzi, sentenziarono che quello che avevo scritto era la verità e che il pericolo quindi esisteva. Ma quelli che dovevano salvaguardare la vita di tanta gente non mossero un dito. Adesso la gente piange i suoi morti, però più di tutto odia chi li ha uccisi.